ok, devo dirlo io. Potete notare, questo è l'ingresso dell'Amsterdam Museum e come tre quarti delle case ad Amsterdam è storta. Non capisco il motivo. E poi vanno in motorino senza casco sulle piste ciclabili. Sta cosa non la concepisco. E comunque i ciclisti in Olanda vanno come dei forsennati. Quasi più questo. Adesso volevo farvi vedere una cosa. Questo è il parcheggio delle macchine, delle biciclette. C'è il canale di fianco, ma senza protezioni. Pericolosissimo. Oggi è l'8 novembre e è già Natale. Cioè qua stanno illuminando tutto e fanno già il conto alla rovescia per Natale. Io sono in angoscia perché non ho ancora scelto il regalo di Luca, devo andarlo ancora a prendere. Io invece l'ho già scelto. Non lo indovinerà mai. Qua dappertutto ci sono biciclette parcheggiate e gli olandesi devono essere dei bei bricconcelli, visto l'enorme quantità di catenacci che ci sono sulle bici. Hai detto sul serio bricconcelli? Poi guardate quei palazzi, sono direttamente sull'acqua e esci dalla finestra, prendi il tuo motoscafo e ti fai un giro per i canali. Fantastico. Bricconcelli. Vorrei farvi notare la moda autunno-inverno olandese di quest'anno, il rosso e il viola. Abbiamo deciso di seguirle per vedere che cosa sono. Aspetti a risaltare. Ma perché? È divertente. Siamo al Davag, un edificio medievale poi diventato pesa pubblica, adesso è un locale pettinato. Sempre che oggi stranamente piove, dicono che da settembre fino adesso non abbiano ancora visto il sole, mentre questa è la tipica colazione olandese con dei panini imbottiti con dentro bacon, uovo, insalata, pollo. Poi latte macchiato, succo di frutta. Abbiamo trovato questa riproduzione di un tempio cinese, veramente particolare.
E sempre a proposito di cinesi ad Amsterdam, ecco dove sono finiti i gatti. Dove c'è la ex spesa pubblica abbiamo trovato un bellissimo e caratteristico mercatino, ma anche una sola cosa, visto le temperature, il vin brûlé. Thank you.